Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'edizione 2017 del Carnevale Nuorese. Salutiamo con un applauso il primo gruppo Sostumbarino, rega voi. Il Carnevale è organizzato dalla città di Nuoro, dal servizio turismo, e quest'anno siamo in diretta su Sardegna Live, quindi salutiamo anche tutte le persone che ci seguono in diretta web. Due note sul gruppo Tumbarino, stica voi. Il Carnevale, dica voi, la scena più che dalle maschere vere e proprie, come vedete, è dominata dai suoni. Il ritmo viene dato dai tamburi, chiamati appunto Sostumbarinos, che solitamente sono costruiti con pelli di cane, di capra o di asino, e vengono suonati con delle bacchette chiamate sormazzucos, sostenuti mediante cinghie di cuoio. Si aggiungono poi le sonorità degli zufoli di canna palustre, dei triangoli di ferro battuto e del piffero, che è zupipiaiolo, e anche dell'organetto diatonico. Nel Carnevale, dica voi, non c'è uno schema predefinito e rigoroso, quindi chiunque in modo spontaneo può unirsi al corteo e partecipare al Carnevale. Con gli strumenti, come vedete, si conserva anche il ballo e le danze conservate a Gavoi utilizzando su pipiolo sono su ballo tundu, su billaru, su curre curre, su passo torrau e su nugoresu. Gavoi è un paese che ha ben conservato la propria tradizione musicale e la danza tradizionale, e con esse ha conservato anche la voglia di festeggiare il Carnevale. A Gavoi con la musica si conserva il Carnevale e con il Carnevale si conserva la musica. Conservare la danza, la musica, il canto assieme agli strumenti vuol dire che un altissimo numero di persone, ragazzi ed adulti, praticano e conoscono danza, musica e canto. Un applauso per Gavoi! A me da sannoso! E mentre Gavoi riprende la sfilata, salutiamo forse quella che è la maschera, anzi senza forse, certamente la maschera più conosciuta tra quelle barbaricine, Mamutones e Isocadores de Mamuyada. Quest'anno presente l'associazione Pro Loco Mamutones e Isocadores. Le due figure di Mamoyada si esibiscono insieme, ma sono ben distinte tra di loro, sia nell'abbigliamento che nelle movenze. L'abbigliamento del Mamutone è costituito dall'abito in velluto scuro,
dalla mastrucca nera, che è una casacca di pelle ovina e che viene chiamata Saspedes. Le scarpe sono in pelle conciate a mano, dette Sosusintos. Sul volto porta una maschera nera antropomorfa, detta Zavisera. Sul capo ha il berretto e il fazzoletto del vestiario femminile, su mucadore, che avvolge Zavisera e il berretto. Sul dorso del mamuttone è legato un pesante mazzo di campanacci di varia misura. Il peso complessivo di tutta l'attrezzatura si aggira intorno ai 25 kg. Applauso! I soccatori, esportatori di soa. È una fune, è ore di giunco, ma prima veniva realizzata in cuoio. L'abbigliamento è diverso ed è indicato come veste turco, cioè veste del turco, facile da tradurre, però è giusto dirlo. Un applauso per salutare Mamoyada, grazie. Mentre si affaccia lucubramente e in tutto timore l'associazione Sateula di Rodine, portano al centro un personaggio curioso, insomma, recentemente lito alle cronache mondiali, un biondiccio paglierino, cravatta, accento anglosassone, il personaggio principale del carnevale di Lodine è appunto un fantoccio che accompagna le maschere. Gli uomini, folto gruppo di uomini travestiti da vedove, ecco, lo accompagnano in quello che potrebbe sembrare un corteo funebre. Ci godiamo queste belle rime. Bravi! Americano!
Coronare il gusto mutu. Coronare il gusto mutu. L'oceano ha posto il lutto. L'oceano ha posto il lutto. Un presidente americano. Un presidente americano. La limpiaga si chiusa. La limpiaga si chiusa. La peste brucia e accapano. La peste brucia e accapano. La limpiaga si chiusa. La limpiaga si chiusa. Accapano la peste brucia. Accapano la peste brucia. Su presidente americano. Su presidente americano. Un uomo duro. Un uomo duro. Su burro su messicano. Su burro su messicano. È un uomo duro. È un uomo duro. Presidente americano! Presidente americano! Isso dà da te il lusso! Isso dà da te il lusso! O usiamo il corrupto! O presidente americano! Su presidente americano! Attente, lu pretende! Attente, lu pretende! Lu presidente americano! Presidente americano! Questa ende indiano! Questa ende indiano! Attente lu pretende! Attente lu pretende! Ma indiano questa ende! Il carnevale di Lodine ha una particolarità. Si svolge il mercoledì delle ceneri, quindi si prende un giorno in più praticamente. Quando inizia la quaresima ancora si festeggia. Il protagonista è quello che vedete quest'anno, è, ripeto, mi pare un viso già noto, è un fantoccio che si è messo in evidenza per la sua negatività, però, e se il buongiorno si vede dal mattino questo personaggio, mi pare che per qualche anno ne vedremo, ahimè. E facciamogli un applauso a questi ragazzi di Lodine. Aiù! Ehi! E mentre Lodine si rimette in moto, si affaccia sulla piazza il gruppo di Lacconi, su Corongiaiu. Se non parte un applauso non avanzano, mi sa che c'è questa condizione. Su Corongiaiu è il personaggio della tradizione carnevalesca laconese e appartiene al mondo agropastorale. Rientra nella sfera delle maschere animalesche, Mascrar Malas. Mascherata si inserisce in un contesto sociale di figure e di credenze popolari che vedono uomini e animali in lotta perenne. Demoni che insediavano le annate e riti propiziatori per un buon raccolto. La figura del Corongiaiu, il pastore, rappresenta l'uomo vestito con la classica mastrucca e con una cintura di campanacci.
ha un ruolo di guida, testimoniato dal bastone che è chiamato Samazzocca, dal pungolo su Strumbulu, dal Sasoga e dal Frustino su Voete. La figura che viene dominata invece è quella della bestia, che veste anch'essa la mastrucca e porta alcuni campanacci. Questa maschera cerca di dare forma a qualcosa di oscuro e di ignoto. Un essere animalesco che i pastori un tempo avvertivano vagamente come un inganno demoniaco. Subbestiu, nel linguaggio laconese, è il nome usato per definire il demonio. Un saluto per il gruppo di Laconi, associazione culturale su Corongiaiu. A me da Sannoso! E si affaccia il gruppo di Olzai, Maimones, Murronardos e Intintos. Il Maimone olzaese è il seguace di Dionisio. Nel travestimento rappresenta la fertilità, la smania di essere posseduto da Dio per divenire simili a Lui. I Murronardos, maschera abbandonata agli inizi del Novecento perché definita molto violenta, è stata riscoperta qualche anno fa. La maschera ricorda il maiale e le corna caprine. Sono maimone se si muovono a saltelli, rimando l'atto sessuale. Ogni tanto interrompono la folle danza buttandosi uno sopra l'altro, formando Sanurra. Vichi qua passa corrente, però attenzione. Attenzione. Intintos, l'ultima maschera del carnevale, sono figure improvvisate del mercoledì delle ceneri. Nel primo giorno di quaresima gli uomini indossano gli abiti delle vedove sarde e portano a spasso per il paese una scala con un fantoccio chiamato Giovanni Martissero, che al tramonto viene processato e condannato al rogo. Ringraziamo l'associazione culturale Barbagia Maschere Olzai.
per la bellissima rappresentazione, grazie. Notare che c'è anche qualche bambino, segno che la tradizione andrà certamente avanti. E diamo il benvenuto al gruppo Colonganos, Associazione Culturale Sos Colonganos di Austis. Sempre un applauso quando diamo il benvenuto, non è che ve lo devo dire tutte le volte. Anche una cosa spontanea va bene qualche volta, no? Grazie, siamo a carnevale, anche per me è carnevale, grazie. La maschera di Colonganos di Austis è luttuosa, scura e adornata di ossa. Il suo nome deriverebbe dal termine greco kolos, pecora, ad indicare coloro che si vestono da pecore. Oppure potrebbe essere anche una definizione che significa colui che viene percosso, martoriato. Così come la vittima del carnevale, che viene comunemente chiamata ursu. I Colonganos indossano la mastrucca nera, sulle cui spalle sono collocate alcune file di ossa di animali di varie forme e dimensioni, e come vedete vengono agitate da ripetuti salti e movimenti frenetici delle spalle, così da produrre questo suono cupo e lugubre. Sono muniti di bastoni e forconi ai quali si appoggiano durante i salti, coordinati e ben ritmati. Il volto è coperto da questa maschera di sughero nera, e sulla quale sono collocate delle fronde di corbettolo, e in testa portano pelli di volpe o di martora. La figura di Ursu, che è la vittima sacrificale del carnevale, è rappresentata da un componente del gruppo coperto da una pelle di cinghiale, completa di testa adagiata sul capo. Questa figura viene solitamente interpretata da una figura particolarmente prestante, a testimonianza del desiderio dell'uomo di riuscire a dominare la natura. Questa mascherata, infatti, rappresenta un rito propiziatorio col quale si vuole invocare la pioggia e la fertilità. Surso è legato e tenuto a bada da un gruppo di guardiani vestiti con l'abbigliamento tipico del lutto vedovile, il sugabbano, il cappuccio calato sul volto. Ecco, lo percuotono sistematicamente fino a lasciarlo inerme al suolo. Thank you.
Salutiamo Austis, Associazione Culturale Giosco Longanos. E diamo il benvenuto ai nostri vicini di casa, Orotelli, Associazione Maschere Etniche Turpos. La maschera dei Turpos di Orotelli, che letteralmente vuol dire ciechi, è stata riportata alla luce alla fine degli anni 70, dopo essere caduta in disuso nel secondo dopoguerra. Da allora è stata sapientemente valorizzata, tanto da essere oggi una delle maschere più conosciute in Europa in rappresentanza del nostro carnevale barbaricino. I Turpos indossano i pantaloni e la giacca di velluto nero, gli scarponi e i gambali di cuoio, e sopra questa tenuta vestono Zugabanu, il cappotto di orbace nero col cappuccio calato sul volto che è annerito dalla fuliggine. Non portano altra maschera. Poi una cinghia di cuoio adorna di alcuni campanacci viene portata a tracolla. La mascherata vede due Turpos procedere appaiati a rappresentare un gioco di bui, Turpor Voes, con una fune legata in vita mediante la quale un terzo Turpu, Turpu Boinarzu, che rappresenta il contadino, cerca di guidarli. Alcuni Turpos trascinano un aratro seguito da vari seminatori che spargono crusca per le strade. Durante il tragitto sono soliti avventarsi improvvisamente sul pubblico, catturando qualche conoscente e costringendolo a fare con loro alcuni salti verticali e rigidi, durante i quali la preda è stretta tra i Turpos. Questa rappresentazione vuol significare la lotta dell'uomo contro la natura. Il conoscente poi viene solitamente costretto ad offrire da bere ai suoi aguzzini. Sotto il semaforo, cortesemente, bisognerebbe fare qualche passo verso via Manzoni per non chiudere il percorso. Grazie. Altrimenti la dottoressa Pinna vi fa la multa, eh? L'associazione Maschere Etniche Turpos di Orotelli si rimette in marcia, va verso il corso, li salutiamo con un caloroso applauso a Bivenera Medasannoso. Anche qui molti giovanissimi, i più direi giovanissimi, quindi gruppo giovane che fa ben sperare anche per il mantenimento in futuro di queste nostre splendide tradizioni. E mentre Rotelli se ne va, arriva Maschera Gatu e Maimones di Sarule.
Sempre l'applauso, sempre spontaneo, senza invito, che va benissimo così, perfetto. Stiamo andando alla grande! La maschera Gattu è molto antica. E le prime notizie certe risalgono però al 1850. Grazie ad Leda, nostra concittadina, la cita nel romanzo di Elias Portolu. L'abbigliamento è molto particolare, direi anzi unico, perché c'è la presenza nel corteo delle figure femminili, che sono effettivamente molto rare nelle altre maschere del nostro carnevale. La maschera porta due osoddes, che sono le due gonne del costume tradizionale femminile, e nella maschera vengono indossate al rovescio per nascondere i ricami e garantire l'anonimato. Poi una copertina bianca sulla testa come simbolo della nascita, un velo nero davanti al viso come emblema della morte e una fascia rossa intorno al capo per simboleggiare il matrimonio. Quindi la maschera rappresenta tutte le fasi della vita, ecco. Possiamo ammirare la maschera Gattu anche nella versione maschile, con una sola gonna, sempre al rovescio, allacciata al collo e indossata sopra lo pantalone da si sporta, che sono i pantaloni di velluto nero, con sor gambales e sor scusinzos. Su Maimone invece ha un abbigliamento composto da un gappottino, pantalone da si sporta, sor scusinzos e sor gambales. Il viso è coperto da una foglia di fico d'India. In antichità questa figura era rappresentata, la figura di Su Maimone, da un fantoccio che veniva portato in corteo su un carretto. E questo elemento è ancora presente, è trainato da due figure maschili vestite come Su Maimone, ma con il volto coperto da un velo nero anziché dalla palla di fico d'India. Anche nel gruppo Maschera Gattu e Maimones di Sarule notiamo la presenza di alcuni bambini. Anche questo gruppo è costituito in associazione folcloristica Tradizioni Popolari. Sarule, un applauso per i nostri amici della Maschera Gattu e Maimones. Invitiamo a farsi avanti l'altro gruppo,
Teti, associazione Susonoredu e Sordesisco Sordu. Non siate timidi, aiù, vi stiamo aspettando. Il Carnevale di Teti è stato reinterpretato recentemente per volontà di un gruppo di giovani del paese e si basa su un'antica leggenda popolare che a sua volta fa riferimento a fatti storici realmente accaduti. Vi salutiamo intanto con un applauso. Grazie. Susennoredo Siscosurzu è un'entità magica identificabile a tratti come demone, a tratti come folletto, che si muove con grande agilità ed è caratterizzato da una forza sovrumana. Veste un mantello bianco e il suo volto è appena percettibile. Nascosto dal nero della fuliggine fa trasparire lo sguardo della fiera. Custodisce avidamente un'anfora all'interno della quale è conservato il tesoro che vorrebbe tenere lontano dagli umani. Questa cantilena che sentite serve ad indebolire Susennoredu e a fargli cedere il tesoro. Soschisunu Yusufrunque Suludu, estacraru de sumuru irau, subitellu de oro estacatau, in supposto chi esta barra mudu, sia solo sia tiscuro. Mai a fora dubieni stappau, cai sempre in dunu croccadorzu e non tu muovono a puntorzu de puntorzu. Un altro applauso agli amici di Teti e una nota storica. A Teti sono stati effettivamente ritrovati dei tesori della civiltà nuragica, bronzetti, spade, frecce, lame, pugnali, tutti donati dopo essere stati recuperati all'allora Regio Museo di Cagliari, oggi solamente Museo di Cagliari. E diamo, dopo aver salutato Teti, il benvenuto a Orani, gruppo Zubundu. Questa maschera è stata riportata in auge all'inizio degli anni Ottanta, dopo anni di accurata ricerca. Zubundu è il personaggio principale del carnevale tradizionale. Indossa l'antico abbigliamento tipico del contadino, un lungo e pesante gabbano invernale o un ampio sacco di uresi, di orbace, sotto il quale indossa la camicia e spesso un groppette.
indossa inoltre pantaloni di velluto e gambali di cuoio. È il solo personaggio del carnevale tipico barbaricino che nasconde il viso sotto una maschera interamente di sughero, con lunghe corna, un naso grosso e aguzzo, il pizzo e i baffi posticci. La maschera può essere colorata di rosso, ma il pizzo, i baffi e le corna devono essere bianchi o del colore del sughero. La ricostruzione si è basata sul più antico esemplare conosciuto, che è conservato al Museo Etnografico di Nuoro, altrimenti noto Museo del Costume. La messa in scena prevede un corteo di numerosi bundos che impugnano i forconi e tengono in mano sormoios, che sono dei contenitori di sughero, e mettono in scena il rito della semina, quindi non è che vi vogliono sporcare, stanno riproducendo un rito. Ah, bello però, cavolette! E chi è? La pantomima è incentrata soprattutto sul gran vociare e gesti che sembrano provenire da esseri infernali, con lo scopo esplicito di intimorire gli astanti. Ci stiamo avvicinando alla conclusione con l'ultimo gruppo, che è Fonni, e quindi ne approfittiamo per ricordare che la sfilata è realizzata dal Comune di Nuoro grazie alla collaborazione dell'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Banco di Sardegna. Grazie. E Orani si avvia verso il Corso Garibaldi per deliziare le persone che li stanno aspettando. E diamo il benvenuto all'ultimo gruppo, al gruppo che chiude la sfilata, Hurtos e Buttudos di Fonni, associazione Hurtos e Buttudos. Le maschere predominanti sono quelle bestiarie, che propongono travestimenti traslati dal mondo animale. Il montone nero, il muflone, la pecora, il cavallo, a significare il bagaglio di cui un uomo pastore deve disporre per essere considerato un valente. Denominate Buttudos da Buttudo, montone non castrato. Oh, maschera bruttas, in contrapposizione alle maschere limpias. C'è anche la descrizione fatta dal Wagner, così esemplificate. Maschere cenciose sudice, dal vestito a sbrendoli, ricoperte di pelle, finte di fuliggine, e all'ultima sera di carnevale cantano parodie carnevalesche e impauriscono i ragazzi, le ragazze e anche lo speaker. La Chiesa per lunghi anni ha vietato l'uso di questa maschera perché munita di corna, che faceva presupporre un suo traslato demoniaco.
Surtu viene tenuto al guinzaglio da un conducente tramite una pesante e rumorosa catena di ferro e viene aizzato ad avventarsi sulla gente e particolarmente sulle ragazze. Salutiamo Fonni, un applauso. Anzi, ancora non lo salutiamo, che una trapplicata la fa. Grazie a tutti i gruppi che hanno partecipato alla sfilata, che ancora la sfilata prosegue, ma qui per noi si è conclusa. Li ricordiamo uno per uno: l'associazione turistica Pro Loco Gavoi Tumbarinos, l'associazione turistica Pro Loco Mamoiada Mamutones Adores, associazione culturale Sateula di Lodine, associazione culturale Sucorongialu di Lacconi, associazione culturale Barbagia Maschere di Olzai, associazione Soscolonganos di Austis, associazione Maschere Etniche Turpos di Orotelli, associazione Maschera Gatto e Maimone di Sarule, associazione Susennoredu e Sordesiscosorzu di Tetti, il gruppo Subundu di Orani e l'associazione Urtos e Buttudos di Fonni. Da parte mia un saluto a tutti, con l'augurio di buon venire a Medasannoso. A sosistranza, bene venni, a sonnugoreso, bene a cattaoso. E ricordiamo che siamo ancora in diretta web su Sardegna Live, la web TV sarda. A cantarnos a tutto su. Vabbè, con questo. Dietro la maschera si nasconde l'identità di un popolo, la maschera, la cultura e le emozioni di una Sardegna che ancora una volta si racconta. Io sono in compagnia dell'assessore del turismo del comune di Nuoro, Marcello Seddone. Possiamo parlare di un grande successo, Nuoro ancora una volta la capitale delle tradizioni popolari. Sì, è stata una bella giornata, un bel successo di pubblico, siamo contenti di com'è andata. Uno, due, tre, quattro. Ehi. Tore, aprilo come prima. Tore, aprilo come prima, eventualmente. Dietro la maschera si nasconde l'identità di un popolo, ancora un passaggio di storia, ancora emozioni che vengono firmate in Sardegna. Marcello Seddone, assessore al turismo del comune di Nuoro, possiamo parlare di un grande successo. Sì, è stata veramente una bella giornata, siamo riusciti a offrire un ottimo spettacolo a tutte le persone che sono venute qua. Siamo contenti perché era da diverso tempo, dal 2013, che non si riusciva a fare la sfilata in città e siamo soddisfatti, siamo proprio contenti di com'è andata. Tra noi Urtos e Buttudos, Fonni ha chiuso questo passaggio, 16 comuni, 16 riti, 16 miti che abbracciano le comunità del centro Sardegna per sposare insieme un percorso fortemente identitario. Sì, una bella sfida per 16 amministrazioni, siamo al primo anno di questo tentativo e siamo convinti che riusciremo a renderlo un grande prodotto turistico in modo che la gente possa venire in Sardegna anche a febbraio, in bassa stagione. Grazie a Marcello Seddone, assessore al turismo del comune di Nuoro. Tanti numeri grazie alla diretta di Sardegna Live. Vi salutiamo tutti, abbiamo visto che siete davvero in tanti. Tra noi c'è anche Giuliano Marongiu. Giuliano, vieni qua vicino a me in diretta. Vogliamo un tuo saluto. Com'è andata secondo te questa sfilata? Ancora una volta un passaggio identitario di una Sardegna che si racconta. Assolutamente sì, un bel percorso che tra l'altro ha questa duplice chiave.
e di spettacolo. Chi sfila e porta, come gli amici di Forni e tutti gli altri che abbiamo visto, questo sapere, questa cultura di un passato che loro continuano a tramandare. E dall'altra lo spettacolo della gente che guarda, che rimane coinvolta, che viene travolta quindi dall'entusiasmo. E Nuoro oggi è diventata un po' la capitale dei carnevali di Sardegna. Da qua parte questo grande progetto che mette insieme, come dicevi tu, 16 miti, 16 riti, 16 modi di raccontare una tradizione che però ha un unico filo. E non a caso voi avete pensato di dire Carnevale di Barbagia, perché li mette insieme un po' tutti, un racconto che continua e che entusiasma. Quindi un piacere essere qui da spettatore, e la prossima volta mi vestirò anch'io come loro. Grazie a Giuliano Marongiu, ancora una volta Sardegna Live ha raccontato le emozioni della nostra Sardegna, e a noi piace viverle così, varcando i confini dell'isola e stare sempre vicini a voi. Un saluto a tutte le persone che ci guardano. Ciao. Grazie.
Sardegna Live, l'isola in un click.